vedere come progetto il mio allestimento natalizio. E parto sempre da un progetto scritto dove comunque mi divido quello che è il materiale. Seconda cosa, nella parte alta, come potete notare, io ho già attaccato una rama molto lunga, alla fine della quale verrà attaccato questo praticamente ring, forse chiamiamolo così, dal quale poi andrò ad appendere addobbi, luci, eccetera, eccetera. Le luci andranno anche alla rama e poi ci saranno i vari addobbi. Vi faccio vedere step per step come allestisco. Una volta inseriti dei complementi basici, partiamo con il vero e proprio allestimento, per cui andiamo ad inserire tutti quelli che sono i vari decori su tutta quanta la lunghezza, diciamo, del nostro addobbo. Nella parte dove vedete ci sono le rame, che sono state inserite delle catenelle di ghiaccio. Con catenelle di foglie, qui andranno appesi decorini tipo campanelli, casette e così via. Invece le sfere andranno tutte quante lungo la struttura, il cordone di pino, diciamo, e la struttura di ferro che andrà coperta. Vi faccio vedere perché la base sottostante è una griglia, per cui le sfere andranno un pochino a tamponare, a coprire l'effetto della griglia, diciamo. Eccolo qui. Vi faccio un video. Cammino piano piano, che così vi faccio vedere l'addobbo che ho sopra la tavola, qui in taverna. È un po' lungo, vediamo se riesco ad andare anche sotto e così riuscite a vedere bene anche i vari addobbi. Non è addobbato con tantissimo materiale, però la sfera dice sempre tutto. Ho inserito anche delle mele. E questa è una rama che mi fuoriesce. Eccola lì. Perfetto. Lunghezza saranno 5-6 metri circa. Il mio addobbo in taverna. Per l'esterno andremo a ricreare tre arcate. Non so se notate, sono già stati sistemati bene o male i supporti e vedremo avanti. Praticamente, non so se notate, sono state ricreate, vediamo, delle arcate, eccole qui. Ci sono dei leggeri separé, questa è solamente l'impostazione per creare quella che è una pseudotettoia all'entrata. Messe le luci diciamo alla pseudo tettoia creata, eccola qui, vanno gli ultimi accorgimenti, manca ancora un po' di pino e poi è a posto anche l'entrata, diciamo, della taverna esterna.